Siamo a Milano per la presentazione del progetto L'importanza del partenariato pubblico-privato nella gestione del paziente oncologico. Questo lavoro, frutto della collaborazione tra MSD Italia, Fondazioni RCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e la School of Management del Politecnico di Milano, ha l'obiettivo di migliorare l'assistenza del paziente con tumore al polmone grazie all'utilizzo di strumenti innovativi, come ad esempio la telemedicina. In questa occasione abbiamo incontrato la dottoressa Nicoletta Luppi, presidente ed amministratrice delegata di MSD Italia, che ci ha spiegato perché la sua azienda ha voluto supportare questo progetto e qual è il contributo che può arrivare dalla collaborazione pubblico-privato in sanità. Dottoressa Luppi, perché MSD ha deciso di supportare questa iniziativa? Come MSD abbiamo deciso di supportare questa iniziativa per creare ulteriore valore aggiunto mettendo a fattor comune tutte le nostre competenze. Competenze nel campo della ricerca. Noi siamo la prima azienda biofarmaceutica a livello mondiale ad investire in ricerca e sviluppo con più di 30 miliardi di dollari investiti lo scorso anno, più del doppio dell'azienda che si è classificata come seconda e tutta la nostra esperienza anche di partnership anche in altre realtà. Con diverse altre nazioni per poter costruire un nuovo percorso di valore anche in Italia, anche con un'altra partnership virtuosa come quella appunto oggetto della riunione di oggi, per generare più valore, più vita, più qualità di vita anche per i pazienti italiani. Dottoressa, in sanità, che supporto possono dare le progettualità pubblico-privato? Le progettualità pubblico-privato sono le realtà più virtuose che possono avere un impatto importante anche di fronte a grandi crisi pandemiche come quella che abbiamo avuto recentemente per quanto riguarda il Covid, oppure per quanto riguarda l'impatto che arriva fino alla singola persona, andando a migliorare tutto il percorso di assistenza, di prevenzione, di cura, a secondo di quello che è il bisogno di salute della persona singola, fino ad arrivare ad un orizzonte di più vita e più vita di qualità per ciascuno oppure per la collettività.